dei bacecci che per me sono sempre un po' pericolosi, si descriverà sia il codex Cagliacans sia il codice che è quello che ha fatto, poi ci farà capire le differenze. Grazie. Beh, intanto devo dire una cosa, la parte dell'intervento del professor Cesarane che riguarda me mi ha letteralmente spiazzato. Di questo io chiederò conto direttamente poi che si avrà la sede al veramente non sono spiazzatissimo. In ogni caso adesso bisogna cominciare e io comincerei proprio con il Caboto, con Giovanni Caboto, l'istituto Giovanni Caboto. Allora, Giovanni Caboto è lo scopritore delle coste canadesi, e, insieme con il figlio Sebastiano, mi pare che si chiama. Nel 1997, quando furono celebrati 500 anni delle scoperte cabotiane, Gaeta fece parte delle quattro località che a pieno titolo furono protagoniste dei festeggiamenti. C'era Bristol in Inghilterra, da dove materialmente la Matthew di Giovanni Caboto partì. C'era Venezia, città della quale Giovanni Caboto era cittadino, ma cittadino non per esserci nato, ma cittadino per via amministrativa, perché le leggi dell'epoca vigenti a Venezia, in base a quelle leggi, la permanenza di 15 anni in città consentiva a chi ci stava e a chi avesse voluto di conseguire la cittadinanza, in questo caso di Venezia. Poi c'era San John di Terranova, che è la parte dell'America al confine con il Canada in cui materialmente il Giovanni Caboto ha prodotto. Ecco, tutto questo, qual è il merito? Il merito di Gaeta è lo spessore della presenza di Gaeta, è che Gaeta è l'unica città fra tutte quelle che si sono fatte avanti, che hanno proposto ed altro, è l'unica città che può vantare la permanenza, la presenza nel territorio comunale di una famiglia a cognome Caboto. E cominciamo nel 1214. Allora, le scoperte 1497. Il primo Caboto è del 1214. C'è una qualcosa in più che adesso penso che faccia piacere al nostro preside, del quale dico una cosa, visto che adesso teniamocelo caro, questo signore, perché uno gli va a chiedere la possibilità di fare la presentazione di una qualche cosa qui. Lui ti dice, ma perché non ci hai pensato prima? Sono qui per questo, datti da fare. È disarmante, è veramente disarmante. Per cui
noi sia come istituzioni scolastiche ma come cittadini, come cittadinanza, teniamoci buono questo professore. Nelle conoscenze che abbiamo, il primo capoto della storia gaetana è del 1214, anzi sono due, sono Guido e Docibile Capoto. Se non che questo si evince da un patto di pace, un accordo di pace fra Gaeta e Pisa che si tenne a Gaeta nel 1214. Ma questo patto di pace fra Gaeta e Pisa fa parte di un trittico di un patto di pace stipulato fra Gaeta e Marsiglia a Gaeta nel 1208 e un patto di pace fra Pisa e Marsiglia fatto nel 1210 a Pisa. Va bene? La novità e l'integrazione di quello che sapevamo è questa, che il patto di pace fra Gaeta e Marsiglia del 1208 riporta alcune fra i testimoni un certo numero di persone fra le quali un capoto, e la cosa bella per noi gaetani è che questo capoto unico, quindi la presenza viene retrodatata non parte dal 1214 ma dal 1208. Questo capoto è Docibile, che è un nome che più gaetano non si potrebbe, quindi è veramente una garanzia totale. E io spero che questo faccia piacere al nostro preside Salvatore Di Tucci. Bene. Le parole del professor Cesarale mi inducono a fare un'altra considerazione, e la dico proprio così. Almeno tre persone che stanno qui sedute dietro questo banco possono non riuscire a dominare le loro emozioni. Io so bene che perché insomma ci vediamo, parliamo di varie cose, e per argomenti anche apparentemente prosaici ci si commuove facilmente, e il segno della commozione è una specie di irrigidimento del viso, per cui ci capiamo. Allora, a muso duro vi dico questo, potrebbe capitare anche adesso. Non dovete fare altro che battere le mani e andiamo avanti. Va bene? Ok, adesso. Allora, parleremo del codice diplomatico gaetano, ma bisogna evidentemente partire dal Codex Diplomaticus Cayetanus. Il Codex Diplomaticus Cayetanus è una raccolta in quattro tomi di 648 documenti che sono atti notarili, sono bolle papali, sono editti di imperatori scandiscono per vari argomenti la storia di Gaeta medievale
dall'830, che è l'anno del primo documento, al 1399, che è l'anno dell'ultimo documento. Allora, il codex. Il codex è questo. Questi sono due dei quattro tomi del... Aspettate un attimo, perché... Allora, sono documenti riportati in tomi, in volumi di questo tipo, va bene? C'è scritto Tabularium Casitense, Codex Diplomaticus Cayetanus, allora, il primo tomo venne pubblicato a Monte Cassino nel 1887, fu ristampato in copia anastatica nel 1969. Il secondo tomo fu stampato nel 1891 e ristampato in copia anastatica nel 1969. Poi c'è gli altri due che furono pubblicati la prima volta nel 1958, il terzo volume, e nel 1960 il quarto volume. Ora, prima di procedere oltre, passo un attimo la parola al professor Cardi, il quale ci dirà il perché e come nasce la prima coppia di volumi del Codex Diplomaticus Cayetanus e come la seconda coppia del Codex. Prego. Buonasera, volete scusarmi se vi altro ieri perché non so parlare. Allora, le origini del Codex Diplomaticus Cayetanus, CDC, sono molto antiche, perché tutti sappiamo che i monaci ci tenevano, qualesso fosse il monastero, a disporre di documenti originali, tra virgolette, o tali per la loro storia e per la difesa delle loro proprietà. L'abbazia di Monte Cassino in questa vicenda aveva subito, dopo l'inizio della raccolta con il VII secolo, la prima distruzione, che era l'inizio degli anni 70 del VI secolo, con i Longobardi, e poi ebbe una devastante distruzione nell'883 con i Saraceni, che erano acquartierati al Carignano. Poi ritornarono alla fine degli anni 50 del Novecento e iniziarono questa raccolta di documenti, questa ripresa, anche se in questo percorso molte volte c'erano dei monaci molto intelligenti che ritennero di predisporre loro questi documenti, tra cui il più famoso, certamente conosciuto, si chiamava Pietro Diacono, che ancora oggi è un problema di battuta su tanti di questi documenti che lui abilmente ha costruito. Nel 600, alla fine del 600, diventa archivista di Monte Cassino un monaco che noi abbiamo pochi mesi fa rievocato a Gaeta, Erasmo Cattola. E fra le tante raccolte che lui faceva, un uomo eccezionale, lui guardò bene a conservare, a raccogliere i documenti del territorio della sua città. Quindi la base, l'origine del Codex di Gaeta nasce con Erasmo Cattola. Alla fine del Settecento, il 1791, un archivista di origine genovese, Giovanni Battista Federici, ha pubblicato un grosso volume che è stato poi ripubblicato all'inizio degli anni 80 del secolo scorso
in una statica degli antichi tubi consoli della città di Gaeta, in cui lui ha passato in rassegna anche criticamente i documenti, questi documenti che erano conservati a Monte Cassino, e quindi sono cose molto importanti. Nel frattempo c'era un altro Gattola, Girolamo Gattola, che non per voler dirlo per forza, ma speriamo che proprio grazie alla persona, all'assessore che è la mia destra, dovrebbe fra una volta iniziare l'esame critico e poi la pubblicazione di questo manoscritto di Girolamo Gattola. Ha raccolto molti documenti di Gaeta che col tempo si sono persi e alcuni sono stati esaminati criticamente da Piero Fedele nel volume su Gaeta Normanna, il Ducato di Gaeta all'inizio della conquista normanna. Nel frattempo siamo arrivati alla metà dell'Ottocento, quando a Monte Cassino, dopo l'assedio, si trasferisce un ufficiale borbonico che aveva un fratello Cesare, e era Giuseppe Quadri, aveva un fratello Cesare che negli anni 80 divenne, negli anni 70 divenne l'archivista di Monte Cassino. Giuseppe Quandel, don Tommaso Recisotti, scrive quasi una lirica dicendo che deposta la spada all'assedio di Gaeta e Giuseppe Quandel si fa monaco il 64, e forse per onorare sia il fratello e sia la città che l'aveva visto su quegli spalti un difensore della tragedia, lui inizia il Codex Diplomaticus Caenarus con l'appoggio di altri monaci che hanno fatto un lavoro eccezionale. Questo va detto per gli specialisti di paleografia diplomatica: ha passato in rassegna i documenti dall'830 fino al 1294 e li hanno pubblicati. Il 1887 poi lo hanno continuato la pubblicazione sempre del primo numero, 1888, volumi introvabili, e poi il 1891. Poiché questi volumi ebbero una risonanza nel campo specifico degli specialisti di grande valenza, e negli anni seguenti si cominciò a leggere attraverso questi documenti la storia ducale di Gaeta, lui aveva messo in cantiere la possibilità di continuare la raccolta di questi documenti. Però purtroppo lui il 97 era appena da un anno abate, muore, e la vicenda subisce un arresto. E questo arresto ve lo dirò in seguito dopo l'intervento di Rino sulla seconda parte del corso.